ottava edizione della spremitura pubblica del Picai, di questa uva garganega, e come vedete una manifestazione di piazza, è una manifestazione festosa in cui abbiamo costumi, ragazzi, ragazzini che pigiano l'uva, tutto quanto può fare festa. Antonio Tonello, il presidente della strada del Reciotto dei Vini Gambellara. Siamo alla festa di questo vitigno su un territorio storico particolarmente evocato. Che cosa ci dice di questo vino innanzitutto, di questo vitigno? Ma l'ha già detto lei, è storia, una tradizione antichissima, un vino che si è fatto nel tempo e che è diventato una radice sostanziale di questo territorio. Il fatto stesso di essere un bianco molto piacevole e armonico lo fa anche diventare, con l'appassimento, un ottimo vino dolce da dessert e un grande vin santo, ed è infatti l'unico vin santo DOC Veneto, per ricordare. Un turista che viene in questa zona, che cosa gli offrite? Direi un po' di tutto, territorio, ci sono delle bellissime passeggiate nei vigneti e anche nelle colline. C'è cultura, perché ci sono molte occasioni sia qui da noi, che siamo un piccolo territorio, che nelle vicinanze. Abbiamo Vicenza Due Passi, abbiamo Montecchio con i suoi castelli, con la sua villa, con gli affreschi del Tiepolo e molto altro. Giuseppe Zonin, il presidente del Consorzio dei Vino Reciotto e Gambellara DOC. È la festa del Reciotto, è la festa di questo vino. Che cosa ci può dire su quello che il consorzio fa per salvaguardare tutta questa quest'area e soprattutto tutti i prodotti vitivinicoli di quest'area? Intanto il Reciotto è il nostro fiore all'occhiello, è il vino, diciamo, che è il più importante ed è quello più amato dai nostri viticoltori. Perché ha una tradizione, è un qualcosa di unico, è una piccola nicchia, però è amato da tutti noi di Gambellara, perché è il vino della festa, il vino dell'amicizia, il vino della tradizione.